il volto di una chiesa che accoglie. Ma chi? Lasciamoci ancora una volta guidare dal Vangelo. Un giorno un dottore della legge, ma diciamo una persona, una qualsiasi persona, pose a Gesù una domanda: ma che devo fare per avere la vita eterna? A noi questa domanda dice poco, ci sembra molto lontana. Bisogna che la traduciamo con il linguaggio moderno. La domanda potremmo allora riformularla così: ma Signore, che devo fare per essere felice? Che devo fare per essere contento? Chi è che non sente il desiderio di essere felice? Ma dove abita la gioia? Sono pochi che lo sanno. Molti cercano la gioia dove la gioia non abita e per questo non la trovano. Allora restano delusi, fanno una lunga strada per andare ad abbussare ad una porta, la porta si apre e dietro non c'è la casa, non c'è niente, non abita la gioia lì. Gesù risponde: guarda, stai attento. Vuoi sapere dove abita la gioia? Ama Dio con tutto il cuore e ama i tuoi fratelli come te stesso, il prossimo tuo come te stesso. Noi potremmo dire: Signore, noi facciamo tante riserve a questa risposta, noi ci crediamo poco a questa risposta e tanti giovani hanno un po' di diffidenza nei confronti di queste parole di Gesù, non sembrano a prima vista vere. Noi vorremmo verificarle e per verificarle andiamo alla scuola dei santi. Madre Teresa di Calcutta. Nessuno può negare che Madre Teresa sia stata una donna felice. Aveva gli occhi che sprizzavano gioia. Io ricordo un episodio che me lo tengo dentro come una perla preziosa. Una volta un giornalista piuttosto fastidioso scattava in continuazione dei flash davanti al volto di Madre Teresa, poi alla fine disse: io devo fotografare gli occhi di questa donna perché mi hanno molto incuriosito, ha un volto piuttosto brutto ma ha due occhi stupendi, due occhi che sono così carichi di gioia, ma una gioia che non ho visto nelle attrici, nelle regine, nelle persone che ho incontrato, e ne ho fotografate tante. Perché? Vorrei carpire il segreto di questa gioia. Io ricordo che ero presente, lo disse alla madre, la madre si prestò tranquillamente, disse: va bene, venga, faccia la foto che deve fare. Scattò la foto e poi disse: madre, perché lei è così felice? Perché i suoi occhi sono così contenti? E io rivedo Maria Teresa che lo guarda, come per dire: ma è possibile che lei non l'abbia capito? Il segreto è così semplice: i miei occhi sono felici perché le mie mani asciugano tante lacrime. Faccia così anche lei, le assicuro che funziona. Madre Teresa ha ridetto con parole semplici, ma soprattutto con una vita vissuta, quello che aveva detto Gesù. Se vuoi essere felice, ama Dio, ma ricordati che Dio è amore. Se ami Dio, tu diventi una cosa sola con lui, tu sposi i suoi sentimenti, tu sposi le sue scelte, tu sposi la sua vita, tu sposi il suo stile. Se ami Dio, ti metti ad amare anche tu. Ma chi? Il tuo prossimo, i tuoi fratelli. E noi, che evidentemente ci difendiamo sempre da Dio, andiamo ancora avanti con le domande, diciamo: ma Signore, e chi sono i miei fratelli? Chi è il mio prossimo? Noi lo sappiamo evidentemente, però facciamo la domanda, perché fare la domanda è una forma anche di difesa. Chi sono i miei fratelli? Chi è il mio prossimo? E Gesù risponde con una parabola che meriterebbe una vita per essere esplorata, ma noi ci limitiamo ad alcuni aspetti. Dice Gesù: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, una strada. Quante strade ci sono? Chi non conosce le strade? E quante persone scendono da Gerusalemme a Gerico accanto a noi? Anche noi siamo spesso su questa strada. Poveretto, imbatte nei briganti, lo derubano di tutto, lo picchiano anche, è un povero disgraziato. E le strade sono piene di disgraziati. E a turno siamo noi o ladroni o addirittura dei derubati. Siamo delle persone che fanno soffrire
o siamo delle persone che portano le ferite? Perché noi immediatamente prendiamo distanza da coloro che hanno derubato questo poveretto, ma siamo tutti coinvolti o in una immagine o nell'altra, o in un personaggio o nell'altro. Dice Gesù, attento, questo povero uomo viene lasciato al bordo della strada e passano alcune persone che ufficialmente incarnavano la categoria dei buoni. Ma Gesù dice, attento, non basta appartenere alla categoria ufficiale dei buoni per essere buoni. Bisogna volerlo ogni giorno dal di dentro. Dice Gesù, allora, passa un sacerdote. Il sacerdote è per definizione una persona buona. E Gesù si diverte a dire, no, attento, quel sacerdote aveva fretta, passò oltre. Apparteneva alla categoria ufficiale dei buoni, ma in quel momento non si rivelò buono. Perse l'occasione. Quell'uomo, al termine di quella strada, sicuramente non era felice. Passa un altro, un levita. Oggi potremmo dire un sacrestano, oppure altre categorie, per far capire, ecco, l'immagine usata da Gesù, oppure, che devo dire, un iscritto ad un'associazione. Una persona che appartiene ad una categoria che, per definizione, beh, lui fa parte di quel gruppo, quindi è buono. Dice Gesù, anche questo delude. Passa accanto e va oltre, a fretta. Passa un samaritano. Il samaritano apparteneva, secondo la mentalità di quel tempo, alla categoria dei cattivi. No, dice Gesù, state attenti. Non si diventa buoni prendendo una tessera. Come non si diventa cattivi prendendo una tessera. Buoni o cattivi lo si è dentro. Questo samaritano vede un poveretto, vede un uomo sfortunato, vede un uomo con le ferite, si commuove profondamente, si china su quell'uomo, lo cura. In quel momento il samaritano è in sintonia con Dio. In quel momento il samaritano riesce a cogliere la presenza di Dio in quella povertà. La soccorre, abbraccia un poveretto ed ecco la bellezza, abbraccia Dio. Perché abbracciando una persona in difficoltà, abbracciando una persona che versa una lacrima, abbracciando una persona che ha una ferita nella mano, noi talvolta non ce ne rendiamo conto, ma abbracciamo Dio. E quando si abbraccia Dio, scatta la felicità. E così è accaduto per il buon samaritano, così può accadere anche a noi, anche a te, se apri gli occhi e scopri dove Dio ti aspetta. Ti aspetta in chiunque versa una lacrima, in chiunque tende una mano, in chiunque ha una pena che non riesce a sopportare, Dio ti aspetta. Se tu condividi, in quel momento sparisce la sua pena e si moltiplica la tua gioia.